Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un gioco davvero molto molto particolare di cui io non so quasi nulla ma mi incuriosiva molto. Il suo nome è Buildings Have Feelings Too, cioè anche gli edifici hanno dei sentimenti. Un gioco molto particolare, un gestionale di costruzione di città ma piuttosto atipico, quindi iniziamo una nuova partita, tutto molto essenziale. Prendiamo spazio per continuare e vediamo come funziona. 1900. Come sei arrivato? Vorrei pensare di aver vissuto una vita solida. Quelle vecchie fabbriche lì che... Alcuni mattoni e morta, i sassi, i macerie, insomma, sembrano le ultime. Gli altri come me sono destinati a crollare. Il grattacielo dopo guarda queste vecchie strutture e dice, li guarda un po' così e forse dovrei cambiare presto, ma questo è quello che io sono stato costruito per fare, insomma. E il grattacielo lì dice, io non voglio finire così, io vivrò per sempre. Siamo nel 1900, quindi ci sarà probabilmente un cambiamento, insomma, di qualche tipo. È un gioco veramente molto molto particolare, perché appunto le case avranno dei sentimenti, quindi dovremmo tenere d'occhio dell'epoca storica, di quello che dovremmo fare, le scelte che dovremmo fare, gli edifici che dovremmo demolire, insomma. Lo andiamo a vedere insieme adesso, vediamo. Ok, cominciamo con... Siamo nel Light Street, nel centro della città. Oh, guarda quello! Vado prima lì, così posso parlare con l'altro edificio. Hey! Sei stato al vecchio porto, è una buona cosa che tu sia qui, io e il magazzino stavamo discutendo del vicinato. Potremmo dare veramente un aiuto, è tutto stato un pochino lento di recente. Primo, io penso che tu abbia bisogno di una vista generale, insomma, di un riassunto. Puoi prendere un stato coscienza, diciamo, dello stato degli edifici premendo l'occhio, che sarebbe lo shift, quindi si può vedere lo stato di salute degli edifici. Tieni premuto shift, ok. Queste sono stanze in affitto e questo è il droghiere, insomma. Lui è, ok, dice il mio amico, ok. Il droghiere, diciamo, più green che potresti trovare. Sì, vabbè, parlano tra di loro, ma va bene. Che potremmo fare veramente qualcosa con i mattoni qua intorno, voglio parlargli ancora. Così il magazzino e io, penso che abbiamo bisogno di nuovi edifici, più edifici qui da queste parti. Dai, andiamo a costruirne qualcuno di nuovo. Costruisci building. Selezionando uno spazio vuoto con il tasto spazio, puoi selezionare la posizione con ID. Ok, la costruiamo qua. Sì, direi che si potrebbe anche fare questo spazio qui, forse. No. Sì, possiamo costruirlo lì. Chimney stack. È un camino. È una ciminiera. Che diavolo sono? Chi siete voi? Che ci fate giù lì? Non sono sicuro di che cosa abbia in mente. Potremmo veramente aiutare questa ciminiera. È impressionante, è immensa. Un edificio si sente sempre meglio quando sa cosa fare. È la più grande cosa che abbia mai visto. Ok, praticamente dice di aprire il building menu e selezionare l'edificio e poi dargli... vediamo un po'. Allora,
Io voglio selezionare questo, che è un posto vacante. Posso demolirlo o aggiungere un business. Io aggiungo un business e posso fare al momento solo questo. Linen Mill, sì, come inizio Novecento, insomma, la linen è lino, no? Insomma, la fattoria, la fabbrica di lino, butta fuori degli scarichi e inquina selvaggiamente. Putrida, diciamo, putrido inquinamento. Open business. Conferma. Bene. Ah, possiamo anche aggiornarlo. Ok, finalmente questo edificio ha uno scopo. Fantastico, sembra che si sia calmata la ciminiera. Cioè, mi viene fuori di testa, ma cosa ti è passato per la testa di fare un gioco del genere? Aspetta un secondo. È una fabbrica quella che abbiamo qui. Cioè, lui è un magazzino. Vabbè, parliamo ancora col magazzino. È inaccettabile. Sai quanto a lungo ci è voluto per fermare il lavoro delle fabbriche da parte del magazzino? Cioè, incazzato nero. Hai una vista più ravvicinata e vedrai gli effetti della fattoria e della fabbrica. Cioè, in pratica voglio vedere... Ah, ok, perché praticamente fanno effetti negativi su quelli a fianco. Perché praticamente lui va a sporcare tutto intorno. Ah, ok. Vabbè, ma questo è solo un tutorial. Quindi, Hold Alt on Chimney. Ok, premo Alt. Meno 2 più 3. Ah, ok, lo sta danneggiando allora. Eh sì, perché questo non è un magazzino che pirla, che sono stanze in affitto. Quindi devo andare su questo, premere alto. Ok, sì, infatti vedete che gli sta creando il cuore spezzato su quello fianco. Quindi i cittadini, cioè l'edificio delle case affittate, non sono proprio contentissimi. Guarda, non sono sicuro che posso andarci d'accordo. È abbastanza stressante portare i magazzini fuori dal business delle fabbriche. Vedi cosa vuole questo adesso? Quella ciminiera mi fa pensare. Come posso mostrarti il modo? Seleziona il warehouse. Warehouse, però mi dice che sono case in affitto. Però vabbè, seleziona la casa in affitto. No, non il grocer. Ah, guarda gli attributi prima. Ah, è lui, sì, no, il magazzino è lui. Guarda gli attributi. Allora, verdure fresche. Attualmente il mio droghiere crea dei vegetali freschi circondando l'edificio. Ok, puoi trovare più dettagli a proposito delle verdure fresche. Sì, premi Alt. Ok, sì, rende felice la zona a fianco, produce verdure e va bene. E quindi premo R per i dettagli. Quindi praticamente le verdure producono uno più uno di verdure agli edifici adiacenti. Ok, va bene. Va bene, torniamo indietro. Ora guardiamo agli appeal goal, agli obiettivi di appeal. Va bene, quindi che devo fare? Posso uscire? Alt. No. Allora, che si può... Ok, abbiamo completato... Dobbiamo completare gli appeal goal per guadagnare appeal e aggiornarci. Praticamente ci sono degli obiettivi da seguire e completandoli ti permette di aggiornare l'edificio. Puoi vedere che abbiamo bisogno di 2 persone per guadagnare un cuore. Ah, ok, siamo a metà, ne abbiamo una. Dobbiamo averne 2, va bene.
Guardiamo meglio dai dettagli. Premi Alt per l'overview. Da qui puoi vedere quali edifici stanno contribuendo al tuo appeal goal. C'è il mio buon amico nella porta vicino con 1. È vero, perché questo ha 1. Quindi bisognerebbe mettere un altro edificio qua di appartamenti in affitto, credo. Quindi close menu, quindi QQ. Sì, infatti mi sta dicendo quello che ho già intuito. Quindi dovrei mettere qui un edificio. No, voglio metterlo. Posso metterlo qui? Tipo se io mi piazzo qui. Ok, no, voglio metterlo qui, qua vicino. Residence building, perfetto, questo vicino. Tutti i building contengono una carta di restrizioni. Ho solo i business che fanno parte della stessa industria possono essere costruiti in questo. Ok. Le stanze in affitto sono parte dell'industria con la casa verde. Così abbiamo bisogno di un edificio. Ok, va bene. Sì, vabbè, costruiscilo. Perfetto. A questo punto abbiamo dato un bonus di persone. Adesso seleziono questo. È un po' più complesso di quello che sembra. Ok. Next Wears. L'ho fatto. Possiamo fare qualcosa adesso con... No. Vacante, aggiungi business e aggiungiamo rented, perché ovviamente possiamo metterci un grocer. No, mettiamo stanze e ci dà 1. È praticamente una sorta di puzzle sto gioco. Ok, abbiamo fatto un altro edificio come ci aveva chiesto il gioco. Quindi a questo punto il grocer, quindi il magazzino, fantastico. Ora abbiamo frutta e vegetali per il nostro vicinato. Praticamente open warehouse upgrade. Infatti adesso vedete che abbiamo tutto quello che ci chiede, perché una casa di fianco ci dà uno di persona, l'altro ci dà anche l'altro, perfetto. Quindi spazio view upgrade, possiamo diventare un po' più grandi, confermare. Poi per il passaggio successivo ci servirà tre persone. Va bene, andiamo avanti, lo aggiorniamo il grosser, vediamo come diventa. Da una stella a 2 e ci guadagniamo più 4 di questa valuta qua in alto, perfetto. Vedrai che i miei appeal goal sono stati aggiornati. Infatti qualche volta avrai bisogno di un attributo specifico come i locali amichevoli, locals, vabbè, locals intende i vicini, no? Vabbè. Se non sei sicuro dove trovare un attributo per un appeal goal, puoi sempre guardare nel dettaglio della schermata, quindi R, dettaglio. Ah, qua possiamo, cioè praticamente possiamo vedere che Friendly Local è prodotto dai Rented Room, quindi ne abbiamo bisogno di uno. Questo è prodotto da, sì appunto, da Rented Room e da Linen Mill, e qua sotto invece è prodotto da Linen Mill, quindi ci dà un meno 1, cioè non gli piace il fumo giustamente delle ciminiere, perfetto. Ora parliamo nuovamente. Sto imparando che questo grosso sta andando molto bene. Va bene, iniziamo a padroneggiarlo. In caso non lo sapessi, se sei bloccato prova a chiedere un edificio con ok. Premi V per chiedere a un edificio qualche consiglio. Ok. Ok. Che gioco assurdo. Allora, adesso l'altro cosa vuole? Warehouse, guardati. Hai alcuni mattoni che ti fuoriescono. Perché non fai un po' di spazio? Non so di che mattoni tu stia parlando. Clear the rubble. Che cacchio devo fare? Clear the rubble. Ma posso parlare con qualcuno? Posso parlare con... Vediamo un po'. Questa è Linen Mill che possiamo aggiornare mettendogli 2 persone. Vediamo un po' nel dettaglio che cosa serve. Allora, 2 persone, quindi prodotto da un'altra industria o un'altra stanza affittata. E questo invece è prodotto da...
Linen Mill? Ho capito, ma vabbè, devo fargli un'altra linea in mil vicino. Scusate, ma vorrei qui. Posso fare un'altra linea in mil? No, solo una residenza credo si possa fare qua. No, mannaggia. Vabbè, niente. Clear the rubble. Non capisco che cosa voglia dire che clear the rubble, però. Vediamo un po', possiamo costruire qua qualcosa. Ah sì, possiamo. Ah, spendendo delle cose possiamo acquistare spazio a fianco. Quindi prendiamo questo, 10 ci costa. Perfetto, ora vorrei fare. No. No, non voglio costruire una residence building. Posso solo fare una residence building? Vabbè, costruisci. No, non posso ancora perché devo seguire il tutorial. Va bene, continuiamo a comprare sta roba allora. Perché Clear the Rubble acquista tutto praticamente, in sintesi. Prendiamo anche questo, perfetto. Fatto tutto, ora dobbiamo parlare nuovamente con questo. Ora c'è più spazio per le attività. Ora la ciminiera è is serious about this factory war. Ora la ciminiera è seria a proposito del lavoro della fabbrica. Stanno per muoversi lontano dalla fattoria, dal magazzino di me. Ah ok, sono preoccupati della vicinanza. Ok, la ciminiera cosa vuole? Cioè praticamente sti tizi qui non hanno, ma l'avevamo già capito, non hanno preso bene la costruzione della ciminiera della fabbrica qua vicino. Ora si stanno parlando tra di loro. Ma io avevo già intenzione di spostare la fabbrica di là. Muovi la ciminiera, ok, perfetto. Come faccio? Muovi un edificio selezionandolo. Ok, vediamo un po'. Cool close. No, 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 fammi fare. Allora, questa è la chimney. S. Ah, ok. Away. La muoviamo lontana, la muoviamo qua. Qua. Può andare bene qui? Qui? Va bene? Mettiamo qui? Qui, dai. Ok. Ok. Fuori di testa sto gioco. Fuori di testa. Task completata, abbiamo preso 10 lingotti. Strade? Dove stiamo andando? Non abbiamo bisogno di strade. Ah, aspetta, no. Dimentica. Abbiamo bisogno di strade. Questi piccoli edifici sono un pochino strani, non è vero? Devono essere a livello della strada, insomma. Vabbè, insomma. Adesso cosa vuoi? Vi ho levato la fabbrica, siete contenti? Grazie per averlo fatto. Per il magazzino. Ok, stiamo bene. Abbiamo veramente fatto progressi, guarda com'è tutto libero ora, è perfetto per fare nuovi edifici. Ok. Va bene, ha chiesto alcuni, ok, ok. Building appeal può essere visto nel cerchio, nell'overview, total appeal, ok, sotto si vede l'appeal di tutto il vicinato. Perfetto, costruisci nuovi edifici, apri un pub e porta il vicinato a 12. Proviamoci. Proviamoci, dai. Vediamo che cosa possiamo costruire da questa. La fabbrica è di là, quindi noi adesso costruiamo qui. Uno small warehouse o un residence building? Uno small warehouse. Vediamo un attimo, vediamo un po'. Facciamo uno small warehouse, ci costa 12. Non so, devo ancora imparare le meccaniche. W ci può chiedere un consiglio. Non c'è niente che lui possa fare. Vabbè, fammi vedere che cosa puoi diventare. Aggiungi un business. Puoi fare diventare un pub. Puoi diventare un grocer. O puoi diventare una fabbrica. No, fai un pub. Che ci dà la pinta. Perfetto. Chiudi. Anzi, questo è l'edificio, il pub. Il pub vittoriano. Per aumentare abbiamo bisogno, per poterlo aggiornare abbiamo bisogno di due persone, quindi vediamo se abbiamo capito esattamente che cosa poter fare. Quindi andiamo qui e facciamo un edificio residenziale. Quindi io adesso seleziono un punto a caso qua,
fammelo qui. Residence building, e glielo piazzi qua vicino, così gli diamo anche una persona in più. Quindi tecnicamente ora il pub dovrebbe avere la possibilità di essere aggiornato, ma non capisco come fare a selezionare il pub. Eccolo lì. Ma eppure non hai una persona da una parte e una dall'altra, no? Local 1. Proviamo ad vedere se riusciamo ad aggiornare le case. Questa è aggiornabile, infatti, perché ha una pinta vicino, quindi visualizza aggiornamento. E la aggiorniamo, quindi sì, bene. Perfetto, abbiamo guadagnato anche dei soldi. Ora vediamo se è cambiato qualcosa vicino al pub. Il pub può... no, non gode ancora di abbastanza cose per poter upgradare. Tuttavia possiamo aggiornare che cosa? Possiamo aggiornare ancora questa casa. Possiamo fargli un altro aggiornamento ancora. Conferma. La facciamo livellare di nuovo. E diventa di livello 3, livello massimo. Quindi a questo punto magari il pub ha abbastanza locali che gli servono per livellare, infatti. E il pub sale di livello. Il pub diventa di livello 2. Ora, credo che stiamo aumentando anche l'armonia del nostro vicinato. E direi che da questa parte invece proviamo a fare magari anche le industrie. Vediamo un attimo se ci sta qualche industria. Small warehouse, ok, glielo piazziamo qui. Vediamo se cambia qualcosa, perché è un gioco veramente forse tra i più strani che abbiamo mai provato. Planning restriction, no. Facciamo un linen mill. Ok, esci, fammi fare linen mill. Ok, e fammene fare un altro di qua. Small warehouse. Ok, no, non posso. No, non me lo fa fare. Ah, perché non ce ne sono più disponibili. Infatti c'è il numerino qua. Ok, scoperta altra cosa. Niente, posso fare altre cose qui. Posso fare un altro edificio residenziale, giusto per renderli felici, tutta sta gente. Residence building, no, non ci stanno. Quindi dobbiamo farlo da questa. Magari qua gli piazziamo un altro edificio. Facciamo un residence building. Mannaggia, ho sbagliato, voglio muoverlo. Non so cosa sia successo, ma credo che qualcuno si sia appena iscritto al canale. C'ho sempre attive le notifiche. Ah, premendo giù gli posso dire di venire qui. No! Hanno fatto tutti un passo giù. Vabbè, poco male, abbiamo sfruttato meglio lo spazio. Sì, infatti adesso siamo giusti. Va bene, tu sei felice? Sì. Ti manca... no, direi che puoi aggiornarti, no? No, perché non ha... ok, niente. Vediamo se posso fare qualcos'altro su di te. Eh sì, sei un posto vacante, quindi faccio... un vegetable. Perfetto. E poi ti faccio un'altra casa di qua. Vediamo di farla bene. Residence. E la renderemo una casa in affitto. Undici, ok. Possiamo metterne ancora una, perché credo qua sia tutto guidato, quindi residence. Perché non me lo costruisce? Ah, posso aggiornare il droghiere già adesso. View upgrade, aggiorna. Ah, non ho abbastanza soldi, ok. Però... però ho perso i soldi. Cioè, posso aggiornare quest'altro droghiere qui? Ok. Perfetto. Perché mi è calata la soddisfazione del vicinato?
Qua posso fare qualcosa, non credo. Cos'è qua? Scusate, che mi dava questo. No, non si può comprare. Niente, ho ancora un edificio da mettere, ma credo di non avere abbastanza lingotti. Scusate, vorrei muovere voi giù qua in fondo. Posso? No, devo metterlo nella terza ultima. Ok, perfetto. Fammi vedere se riesco adesso a costruire con 9. No, 10 me ne servono, mannaggia. Vediamo un po' se riesco a... Remove business. Eh no, non posso, non posso. Vediamo un po'. Eh no, mannaggia, ho sbagliato qualcosa, credo, perché non mi guadagna più cose qua. Dovrei forse scambiare qualche edificio? Provo a scambiare questo con questo. Vediamo se funziona qualcosa. No, dammi un consiglio, dai. Che assurdo sto gioco, mamma mia. Proviamo a fare così, a scambiare te con lui. Ok, quindi poi mettiti qui, dove sei, perfetto. No, non riscambiatevi di nuovo. Continuano a scambiare, ma tu mi vai bene lì e tu altro invece mi vai bene qui. Dai, mettiti qua, vai. Ok, ce l'abbiamo fatta, adesso abbiamo creato... no, ce l'avevamo fatta, mannaggia. Qui, vai lì. Perfetto, posto. Abbiamo ottenuto 12, cioè ce l'abbiamo fatta. Open a pub, aggiungi pin and pin, perfetto. E posso costruire l'ultimo. Ma no, ma non mi danno i soldi. Devo parlare con questo. Perfetto, abbiamo guadagnato 60, perfetto. Abbiamo imparato a giocare, più o meno, insomma a caso, però ce l'abbiamo fatta. Attraversa il ponte, perfetto, l'avventura continua attraversando il ponte. Qua vediamo la città che abbiamo costruito. Diciamo che non è sicuramente... Un gioco per tutti, ed è un gioco che comunque trovate su Steam. Il gioco è in uscita in aprile, insomma, è uscito, magari dipende quando vedrete il video, quindi non so dirvi ancora il prezzo. Il suo titolo è Buildings Have Feelings 2. Strano, molto strano. Spero vi sia piaciuto, spero vi abbia divertito. Carino, credo che non ci passerò le notti. Però è davvero particolare come tipo di gioco, come puzzle game. L'unica cosa che mi auguro è che non costi troppo, perché secondo me un gioco del genere può costare magari 9,99€, può essere divertente. Non è in italiano al momento, in futuro chissà. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.